conclusione per designare la contrada che vincerà il palio. Vediamo i gialli, splendidi gialli, e il divario non si perdono, corre quel ciuco, va dietro l'altro. Un testa a testa bellissimo, i ciuchi nascosti, mi sembra il divario in seconda posizione, viene tirato il ciuchino del divario, desiste il fanchino del giallo, ma il ciuchino è molto bravo e va da sé, e siamo io. Dagli un'altra mescolatina, ho visto. Nella porzione magica, vedi, se non è cotto non sarà nulla. Il topino ci siamo, Il topino ci siamo. Ora sei Polina. Ora sei Polina. Giuseppe gli ha punto giusto. Siamo bene pronti. Siamo bene pronti. Fammi sentire. Fammi sentire un po'. Vedendo il paese d'Incisa in quelle sere e vedendoci, ma io non dico tederate, intendiamoci, ma vedendo che il campo sportivo la sera alle 8, la sfilata la c'era alle 9 e mezzo, la sera alle 8 sotto le tribune non c'entravi più a sedere, perché c'era addirittura qualche anno c'è stato addirittura 7 o 8 mila persone, ma a dire poco 8 mila persone, perché pensa che la strada statale via nazionale allora non c'era alberi come ora, era più bassi, pensa che sopra c'era un ammasso di gente che fermava il traffico, non passava neanche le macchine. Ecco, questo. Sotto la contrada bianco-rossa, una grande contrada nella storia del palio di Incisa Valtarno, che non ha mai fatto mancare il suo apporto. Ed ora assistiamo all'esibizione, prego signori giurati di valutare con la massima imparzialità, ovviamente festeggiavano. Noi per festeggiare è stato brava la fiera, cioè vale a dire si metteva non so quante centinaia di persone a tavola. La cosa però qual era? Come si fa a mettere tutte queste persone a tavola? Chi finanzia quando soldi non ce n'erano? Allora che succedeva? Un autofinanziamento. Chi portava il salame, chi portava dolci, chi portava il pane, chi portava verdure. E si riusciva. Le sedie. No, le sedie a quel da fuori, cioè Baldi Federico, non so se faceva Aten, aveva tante panche. Baldi Federico, sì, Gostino che capisce. Sì, quello che. Ce le prestava lui, oppure c'aveva dei clienti e ce l'aveva, non so. Lui ci portava queste cose qua. Thank you.
dormire. Però i suoi sogni non saranno tranquilli. Una previsione di tutto ciò che ci riserverà la 22esima sfilata paesana lo turberà.